cominciato, vedete, a rivestire la ghirlanda americana. E la faremo stile autunno. Americana, autunno, americana, autunno, capito? Perché volevo fare Halloween e Giuse mi ha detto basta con Halloween! Già hai fatto tanti progetti, ma a me non mi pare proprio. Allora, per chi l'ha chiesto, il vinile termico, cioè il termoadesivo che abbiamo usato adesso, glitter, questo va stirato, è quello che va, che a contatto con il calore va stirato. Il vinile normale, che è quello che si attacca anche appunto sulle sfere, sulle tazze, dove volete, è il vinile adesivo, non termico, Classico, costano 3 classico, e quello euro. sì, parte da 3 Sì. euro sempre il foglio 30x50. Comunque sì, vogliono la zucca. Sì. Davvero? Senti, allora per facilità i caricamenti dei video su YouTube, volevamo staccare e Ma no, dai, poi. attaccare? Io non sono capace a tagliare. Tagli Dai, te. dai, Oh, dai, vai. tagli No, non lo so, te. E non lo so. allora chi taglia? Allora partiamo con la zucca, Sì. eh? Vai, inquadra. Questo era un classico feltro giallo, così, tanto per darmi una base. È un po' incattivita questa zucchetta. È vero. Allora, tecnica patchwork, che cosa andiamo a fare per prima cosa? Vieni giù, sì. Prendiamo il nostro taglierino dello spacchettamento e ci andiamo a tagliare tutte le parti dove vogliamo che entri il nostro tessutino. Ok, già tagliata, occhi, bocca, tutte le parti. Ok, cioè se io per esempio sta zucca invece di farla lineare a zucca, la volevo fare tutta a strisce, tagliavo per così. Vogliamo fare un esempio? La faccio una tutta a strisce? No, no, no. Te rovino il Tutta. senso dell'ordine. Tagliamo. La lama entra poco, entrerà un centimetro, eh? Sicché. Poi pure sotto, vedete? Dobbiamo andare. Allora, cosa importantissima, per chi è un po' ciecata tipo me, che non riesce a vedere questo taglio che è veramente finarello, che cosa vado a fare io? Giuse, scusa, ma che mi sono persa il mio. Ma dove? Quello professionale. Sì! Eccolo trovato. Allora, io vado ad inserire con una limetta. Qua ci ho messo del pannolenci per non farmi troppo male. L'ho spezzata, limetta per le unghie, no? L'ho spezzata e ci ho messo del pannolenci. Allora, dicevo, per chi è cecatina come me, che vado a fare io? Vado a passare prima la limetta, così mi allargo la guida. Ecco qua. In effetti non si vede proprio, eh? Se noi passiamo prima la limetta, siamo proprio sicure che non andiamo fuori dal seminato. Giusto, Giussi? Esatto. Ciao Valentina, ciao Leonora, che dice il taglierino che mi è arrivato è perfetto per la zucca. Hai visto? Poi è arrivata Assuntina con Giuseppe. Ciao Assunta e ciao Giuseppe, ma qua non ho tagliato, non dove vado? La Sager era buonissimissimissima, ci ha dato una bella botta di vita. Tagliamo Sì, grazie. pure qui. E se andiamo a allargare pure questo, mi ci trovo, no? Ok, adesso. Fondamentalmente su questa zucca, che come potete vedere si apre a metà, abbiamo tre tipi di spicchi. Davanti, dietro sono tutti uguali. Abbiamo uno spicchio classico, uno spicchio a metà che dobbiamo farlo aprire e uno spicchio con intagli. Andiamo a vedere, iniziamo con lo spicchio classico. Come si fa lo spicchio classico? Allora, prendiamo
Guardate quanto è bella questa postazione, raga. Io mi giro, faccio come mi pare. Prendiamo un panno Lenci Stabil 30x40. Lo pieghiamo a metà. Fa vedere, ma è brava. E lo ripieghiamo. Ecco qua. Tagliamo. Cicchi, cicchi, cicchi. Cicchi, 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 cicchi. Ok. Due fette sono fatte. Tagliamo. Vai. Ok. E ci abbiamo quattro strisce da non so quanto. I pannolenci sono 30x40, fatevi un po' il conto. 10 centimetri. Bravo, giusto. Sono 40, quattro strisce. Giusto. Se la matematica non ha un'opinione. Adesso, abbiamo detto che facciamo quello centrale, che è il classico. Iniziamo da sopra. Giusto, io adesso la metto a favore mio. Tu seguimi, ok? Allora, primo passo è picchiettare ed inserire. De pari passo, non fate fino alla fine. Picchiettare ed inserire, picchiettare ed inserire, picchiettare ed inserire. Vai. Non è inserire, è picchiettare. No, guarda, è proprio facile. Picchiettare ed inserire. Una cosa molto veloce, veloce, facile, facile. Picchiettare e inserire. Ecco qua, vedi? Ok. Quando pensate di essere arrivata alla fine, chiudete. Filate bene alla fine, infilate bene, vedete? Adesso andiamo a rifilare l'eccesso. L'andiamo a levare. Eccoci qua. Sandrina dice che bella zucca. Sandrina, la vuoi? Va a fare dolcetto scherzetto. E la regalo. Oggi abbiamo regalato la ghirlanda Halloween alla nostra Elenuccia. Speriamo gli piaccia. La seconda sì, è meno paurosa. Adesso, una volta che abbiamo rifilato, che cosa facciamo? Partiamo sempre dall'alto, infiliamo bene, giù si segui me, sì, sì. Mi raccomando, super attenta, e andiamo a spingere e strisciare, spingere e strisciare, tipo un po' come il POS, striscia, come il POS, giù, vedi? Va dentro da sola, va dentro che è una bellezza. Andiamo sempre in sincro, non si famo prima tutta una parte e poi tutta l'altra. Adesso questa è una zucca, ma voi ci potete fare tutte le forme che vi pare. Come ho fatto vedere io, prima ho fatto la sfera. Quanto costa la zucca? Se non sbaglio costa 14. Ma è finita! Sì, è terminata. È terminata subito. Potrebbe tornarci qualcosa comunque prima di Halloween. Va bene. Restiamo in attesa. Restiamo in attesa. Ok, adesso ci andiamo a fare questo che deve rimanere aperto. Quindi che cosa facciamo? Passaggio fondamentale. Prendiamo un nastrino biadesivo da 3 mm e ce lo mettiamo proprio a filo della fine della nostra zucchetta. In pratica dove si apre? Ecco qua, a filo. Fatto da te sembra tutto facilissimo. No, è facile e divertente il patchwork su supporti di polistirolo, raga. Io ho detto, ho iniziato e in pratica stava finito, ma ho dovuto fermare giù, sì. Eccoci qua, massaggiamo per far aderire bene la colla al nostro polistirene. Polistirolo. Volevo dire se qualcuno è attenta, se no sto parlando da solo. O polisterolo. Pinzettine Tucano. E spellicoliamo. Guarda quanto oggi è aggiornato lo spellicolamento. Sì. Poi ragazze, non siate avari di pannolenci, ok? Quindi
mettiamolo oltre l'apertura, oltre lo scotch biadesivo. L'appoggiamo e massaggiamo così che lui si incolli perfettamente alla nostra sagomina. Susina. Poi infiliamo e picchettiamo. Logicamente solo da una parte perché dall'altra ci sta lo scotch, il biadesivo. Giusto, giusti? Sì. Arrivati alla fine, infiliamo bene. Eccoci qua. Quindi strisce da 10 cm per 30. Rifilo, che ne so, non so, Sì. io faccio a occhio. Ha usato 3-4 fogli. Tre fogli, mi pare, boh, mi pare sì, mi pare tre fogli, o qua, non mi ricordo. Ho fatta lunedì. Rifilo. Ok. E striscio. Dai, de boss. Guardate come entra da solo, guarda che è bellissimo. Oh, oh, oh. Quando è così, ce lo spingiamo noi. Maria Pia chiede, non si buca il pannolenci quando spingi nella No, fessura? assolutamente. Faccio vedere a Maria Pia. Faccio vedere. Guarda Maria Pia. Guarda. Non si è bucato. In zebug. Eleonora dice, appena un attimino provo a farla, speriamo di non fare una schifezza. No. No, ma che Ma poi schifezza. tu già sei brava. Eh? Giusy, devi levare la manina, touch. Fammi fare una prova. È meglio un po' più Ah, così. ok. Adesso, una volta fatto questo, che cosa facciamo? Andiamo ad aprire la nostra zucchettina porta dolcetti. Ecco qua. E ci troviamo. Ah, così. Che cosa dobbiamo fare? Mettiamo la zucca quanto più dritta possibile. Una lama poggiata sul polistirolo e l'altra taglia. Magari se mi appoggio, ok. Una lama poggiata fermamente sul polistirolo. Ah, ok. Rifinita alla perfezione. Andiamo a fare la prova a chiusura. Ok. Adesso, terzo ed ultimo passaggio, che possiamo dire che è quello più difficile, ma in realtà a me è quello che mi diverte di più. È lo spicchio con gli intagli. Ok? Quindi partiamo. Si parte sempre da in cima. Vieni giù. Ci sono, ci Qua. sono. Ok. Rosanna dice bravissima Martina. Ciao Grazie Rosanna. Ok, Petra, ben arrivata. fino a qua ci stiamo. Eccolo l'occhio, eh. Mo' vi faccio vedere come faccio io. Allora, tanto so, vedete, si sente, no? Quindi io me vado a segnare dove deve entrare il mio pannolenci. Ok. La bocca e mi vado a segnare pure l'occhio. Si vede? Sì. E che cosa vado a fare adesso, Giusy? Vado a praticare un taglietto al centro. Ne faccio un piccolo spiraglio.
ma proprio una virgola, raga. Ecco, guardate che triangolino che ho tirato fuori. E che faccio? Vado con le forbici fino a dove segna l'angoli. Dove segna? Dove ho segnato l'angoli. Ecco qua. E metto dentro. Importante fa prima sto passaggio, prima di rifinire il contorno, perché potreste rubarvi un po' dei pannolenci, e quindi prima fate i particolari e poi vi buttate sul contorno. Ecco, vedete, se io spingo mi si mangia un po' di pannolenci, ma c'è problema perché non l'ho tagliato. Allora, stesso passaggio per la bocca, fammi vedere fino ad arrivo. Eccoci qua, eccoci qua. Vado a risegnarmi la bocca, che ormai non mi si vede più. Ok. Quindi, qui non c'è bisogno di fare nessun triangolino, ma vado direttamente fino ai miei... Beh, si fanno proprio dell'angoletto, non so come spiegarvi. Guardate, poi mettete dentro... Avvicinate giù. Sì, sì. Ciao Eugenia, ciao Mimma. Ah, ok, no, questo lo devo tagliare perché a bocca continua. Scusate, non avevo calcolato. Che a bocca continua. No, manco io. Scusate. Quindi taglio un pezzettino. Inserisco. Picchietto laterale. Adesso mi vado a fare i laterali. Ok? Me li ripasso tutti, quindi spingo, 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 spingo. Ok. Ok, eccoci qua. E rifilo. Raffaella dice tutte insieme, brava Martina. Olè! Tagliamo adesso al toro. Eh sì, perché se no io sto andando avanti, già sto a fare palline e voi state ancora a aspettare la zucca. No. Ci troviamo così, che cosa facciamo? Strisciamo il nostro POS. Valentina, la tecnica è tutto e tu sei una super maestra. Grazie a voi ho scoperto un mondo nuovo ed appassionante. Ammazza, oh, ma questa è una dedica, grazie Valentina. Ammazza, oh. Caruccia. Sì, Eugenia, meraviglia. Valentina chi? Valentina Leone Toledo. Vabbè, grazie. Eugenia invece dice, meraviglia, adesso ho capito come rivestire, non ci avevo pensato. Grazie, Eugenia. Striscia di qua, striscia di là. Romina dice bravissima Martina, molto bella. Grazie Romina. Ma poi ti posso dire una cosa, è rilassante proprio la tecnica per me, eh. Ok, come potete vedere, quando ho l'intaglio, dopo vado a chiudere la base. Invece gli altri me li sono chiusi prima. Qua basta che spingo. De solito. Simonetta dice bravissima. Grazie Simone! Aspetta, ho visto qualche cosina fuori. Ne approfitto. Lascio spazio alle domande o mi faccio picciolo e occhi? Perché se lascio spazio alle domande io mi faccio silenziosamente quest'altri due.
Ok, vai. No, faccio. Oppure fai gli occhi, dai. Perché Ci sarà qualcuno. Allora, facciamo prima il picciolo. Sì. Come si fa il picciolo giù? Col pannolino in cimafone. Signorina, si fa così, si prende sempre nastro biadesivo 3 mm. Ecco qua, si mette, vieni giù, si mette tutto intorno qua. Vieni giù. Sì. E poi uno, ok, e poi si mette qua. Cercate di andare più pare possibile, eh? Ah, ok. Massaggiamo e tutto insieme spellicoliamo. Assunta dice bravissima Martina. Grazie Assunta. Invece Raffaella chiede, ci sarà un tutorial anche per le palline? Sì, sì. Senti, ma qua se non viene nessuno, mo sa, famo in diretta. Allora. No. Che? Vabbè, la ghirlanda americana la devo finire, mancano i cartamodelli delle ghiande, delle cose. Allora, ci prendiamo un pezzettino di pannolenci, così occhio e croce, la chi se ne frega, tanto poi lo rifiliamo. È proprio un quadratino, sì, ok. Andiamo a incollarlo prima sul laterale. Così che ci venga un lavoro un po' pulitino. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Perfetto. Massaggiamo fortemente con forza e veemenza. E adesso andiamo a... attaccarlo pure sotto. Ok. E inseriamo. Allora, se ci avete sembra vera, dice Simonetta. Non capisco dove finisce. Ah, ecco, vedi. Ok, ci siamo fatti il segno e mo andiamo a ritagliare. Apriamo, rifiliamo. E andiamo a inserire meglio l'avanzo. Scusate, so che magari da così non ci vedete, vero giù? Vediamo un po'. Che nero lo sfondo. Ecco così, da questa angolazione. Dovrebbe vedere. Ah, beh, che è sempre quella dello striscio. Agata sta facendo la spesa. Ok. E il risultato è questo qua. Noi stiamo a fare la zucca. Dice un occhio agli scaffali, un occhio a voi. Agata, concentrate, che se poi ti scordi qualcosa me la colli. Ecco. Ok, allora mi faccio state due. Sì, ah, no, gli occhi e la bocca. Quindi ci prendiamo un pezzettino di nero. Alla occhio e croce sempre. Un triangolino alla occhio e croce. Ma mi piace la nuova scrivania. Ma nessuno ci dice niente sulla nuova scrivania. C'è rialzino, così giù si può appoggiare. La ragazza del muretto. Che cosa facciamo? Ce la segniamo, tiro fuori e me la
ritaglio più o meno a così. Andiamo. Lavorate pulito. Perché io sono una pulitona. Sul triangolino tocca tribolarci un pochettino, ma poi il risultato. Qua non striscio, qua ficco. Ecco qua. Ok. Ok. Faccio l'altro occhietto. Sempre alla cieca mi taglio un pezzettino. Panetta dice sembra così facile. È facile, dai. Faccio un pezzettino, vado a infilare un pochetto così da crearmi un cartamodello sul quale posso andare a lavorare. Ok. Si vede? Sì. Ok, rifilo così da eliminare troppo l'eccesso. Ok, e butto dentro. Via giù, via, via. Bocca. Qua una misura mavierei che è qua. Taglio perché la striscia mia è troppo lunga. Stesso metodo degli occhi, quindi mi faccio un cartamodello. Tanto si sente. Angela chiede che materiale è la base? Polistirolo. Elisabetta dice sei fantastica. Nuccia dice sei una pulita ma anche una precisona. Sì, sì, sì. Oddio, mai quanto Giuse, Io sono talmente precisa che non le faccio le cose. Vedete? Sapevi... Cartamodello. Occhio e croce, vado a rifilare lasciando circa un centimetro e mezzo dal cartamodello, insomma, non gli devo levare troppo. Se no, Giusy, che succede? Che poi non ti basta. No. E certo. Ok. E vado a mettere. Io qua ho esagerato, sicuramente sarà da ripulire, da rifilare. Andiamo a vedere. E qua ci vuole un po' giù. Vabbè. Perché non l'ha visto, avevamo fatto il girasole. Ah, no, ma non lo può vedere perché c'è la tua madre in cucina. No, dico il video. Sì, c'è la mamma. Patrizia, avete già fatto vedere come si fa con il vinile? Sì, ecco qui, abbiamo fatto la maglietta. Faccio vedere. Non ti preoccupare perché tanto dopo il video Giusy lo pubblica qui, ma lo mette pure su YouTube. Quindi sì. Lo potremo vedere tutte le volte che ci pare. Mi sta venendo il dubbio, ma io avevo incisa la bocca. Mi senti sì? Sì, certo che sì. Certo che sì.
Che è sto silenzio? Tutte concentrate a guardarti. Non è che ho fatto Daniela Cugini dice che pazienza. Ma no, Daniela, è bello e divertente. Cioè, raga, io ammiro tantissimo, per esempio, chi fa uncinetto, ecco. A me mi si ciecano l'occhio, la pazienza per fare uncinetto non ce l'ho. O chi lavora le perle, le perline. O chi fa lana. Io quella pazienza non c'ho. Vedete, come vi dicevo, tocca andare a rifilà. Ok. Luisa, Martina, tu fai la zucca, io faccio le melanzane a funghette. Che buone, mamma mia, sono tra le mie cose preferite in assoluto. Tiziana, il vinile si può attaccare sulle sfere di plexiglass? Certo, si può attaccare, però il vinile normale, non il termoadesivo, il vinile. Patrizia, fino a che ora siete aperte la sera? Scusate, voi fate tutte domande che vi pare, io mi finisco queste altre due. Sì. Ok. Allora, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 20. Quindi, fino alle 20. Mimma, se lo devo fare io, lo finisco dopo Halloween. Ma come? Sì, comunque Martina ha una velocità... Ma dici? Sì, ha una velocità diversa. A me mi pare pure che sto una lenta. Per far capire. No. Però lei è così con tutto, eh. Pure sì, se te cucinate la pasta, dopo 5... Cioè, tempo di cottura della pasta 9 minuti, dopo 5 minuti Martina ha già fatto bolli l'acqua e cuoce la pasta. Non lo so come fa. Perché io uso il fuoco più grosso, io uso il lanciafiamme in pratica. È a velocità 8 per Martina. Sì. Mannaggia, e tu invece sei lenta? Io sono... No, tu sei lenta. Ritmo. No, tu sei lenta. Se Giuseppe deve fare un piatto di pasta, lo mangia a me 5 il pomeriggio. No, sono un po' di sere che volevamo fare una frittata. Non si può. Non si può. Perché Giuseppe deve staccare alle 18, alle 20. Ho pensato di farla tipo in pausa pranzo, per la sera. Però anche in pausa pranzo è troppo breve la pausa pranzo. Troppo breve. Dopo un'ora che ci fai? Alle 15 come faccio? Perché le zucchine vanno tagliate tutte uguali. È vero, Franca? Sì. Raga, comunque sconvolgente. L'altro giorno stavo a vedere un video di uno che si stava a mangiare sushi in Giappone. A un certo punto fa: proveremo questo sushi, Martina. Io, oh, ma che mi sta a guardare? A un certo punto è arrivata Giusy in pasapranzo. Oddio, giù, guardate sto video perché questo mi sa che mi vede. No. Ma qui siamo qui a parlare. No, il bello è che mi ha fatto anche smettere di fare qualsiasi cosa stavo facendo per farmi vedere questa cosa. Ciao Miriam, grazie, dice siete meravigliose, una simpatia unica. Grazie Miriam. Patrizia dice ciao ragazze, bellissima la zucca. Ciao Patrizia, grazie. Angela dice troppo forte sei Martina. Grazie Angela, troppo gentile sei. Sentite, poi guardate. Allora, siccome che qua Giusy mi ha fatto ridere, guardate che è successo. Ecco, se vi succede una cosa del genere, che fate? Tirate fuori fino al completo scioglimento della grinzietta e andate a rilavorare da capo, quindi picchiettate, la colpa è sempre tua. Grazie. E poi strisciate e la grinzietta se ne va, ok? Qui è troppo e rifilo. Ciao Carmela, dice ciao, siete stupende. Vi si sente? Sì? Vuoi venire in diretta con noi? Ah,
Eccone un altro. Poi, ultimo ma non per meno importanza, perché questo anzi è importantissimo, andiamo sempre con il nostro biadesivo 3 mm. Isabella Verani, con immenso piacere vedo che lavori il panno Renzi. Sì, sì, sì. E Marzia Ricciardello dice ciao, bellissima la zucca. Ciao Marzia, grazie. Massaggiamo con estrema cura per far aderire la nostra colla. Sto a vedere che qui mi si è portato via il panno Lenci. Quindi sì, pochino. E me devo mettere qualcosa perché io mo sto coso non posso vedere. Spellicoliamo. A parte che pure un millimetro che indica l'apertura ci potrebbe pure stare una licenza artistica. Ok, spellicoliamo. Andiamo a mettere il nostro panno Lenci arancione, mi raccomando, sempre in eccesso, quindi oltre la riga del biadesivo. Ok, massaggiamo. E procediamo dritte verso l'ultima infilata. Carmela, con voi sembra tutto semplice da fare. È facile, Carmela! Facile e divertente! Ok, me lo chiudo sotto per benino, ecco qua. Ok, e rifilo. Che stai a fare? Mi sta scaricando. Ma dai, mi sta spegnendo il cellulare. Sì. Ma che fai? Ma vallo a prendere, no? Io tanto sto qua a lavorare. Vai, vallo a prendere. Come lo reggo? Come lo reggi? Poi giù qua. Poi giù qua. Vai, vallo a pia, va. Va, bella di casa, va. Striscio. Meglio striscia piano che se gli casca il cellulare poi chissà se... I cellulari. Siamo tutti un po', tutti un po' schiavi di questi cellulari. Oggi stavamo a Dic Antonio che ci servirebbero 2 giorni di dormita senza cellulare. Davvero? Ci troviamo così. Che cosa facciamo? Appoggiamo la nostra zucca per terra. Una lama va ad appoggiare sul polistirolo che ce la tiene perfettamente in linea e l'altra va a rifilare. Ecco qua. Così tagliamo belle dritte. Ciao Adriana, ciao Carmelo. Ok, andiamo a fare la prova del 9. Oh. Ok, quindi abbiamo fatto la aspetta, nostra qualcosa attaccato sotto. Chi c'è? Qui è. Abbiamo fatto la nostra zucca di Halloween. Eccoci qua. Bellissima. Logicamente poi, scusate, mi dilungo un attimo. Se volemo fa sotto, come facciamo? Io mo c'ho la colla a caldo staccata, però o facciamo così, quindi vabbè dai, famose pure il sotto. Allora, arriviamo al biadesivo. Sennò poi Giuse mi dice che faccio cosa a metà. Sonia, ciao carissime, mi mancavano i vostri tutorial, spettacolo. Grazie Sonia. Angela dice fantastica. Grazie Angela. Luisa, Martina è talmente facile che se la faccio io mi viene la zucca marcia. Ma che stai a dire lui?
Andiamo oltre, un'annata a filo. Massaggiare con cura. E mo qua, signore mie, ci tocca rifilà. Rifilà. Sembra vera, brava mattina. Chi? Mara. Chi? Chi? Grazie, Mara. Elisabetta, mia figlia Giovanna le piace tantissimo, brava. Ciao Giovanna! Romina, meravigliosa, complimenti. Grazie Romì. Isabella, bellissima. Grazie Isabella. Elena, ciao ragazze, ma è bellissima. Davvero complimenti, sei una maga. Grazie, mago. Ti riesco a fritartare. Che mago. Troppo forte come personaggio. Che dite? La lascio un po' così sotto? No. Giuse, no! Ma che dici? Martina! Ma che dici, Martina? Giusy, la lascio un po' così? Luisa, ragazze, magari avete deciso con cortesia per gli ospiti, vi vediamo in no, TV. No, non partecipiamo. Al momento no. No, no. Assunta, no. Ciao ragazze, mi sono appena accorta della diretta. Ciao Assunta. Abbiamo rifiutato e siamo andati avanti. Avete tubi in polistirolo? No. No. Luisa dice Martina ha le mani d'oro. Martina. Martina. No, io, Martina. Martina, Martina. Strisciamo un pochettino e rifiliamo. Vedete? Quel centimetrino. E beh, sì, ci permette di... Ci permette di... Sì. Ci permette di... Famo so bene qua. Com'è Giusy? Lascio così? No! No! Il senso dell'ordine di Giusy, che tra l'altro è quello pure di Francesca Terragnoli, è proprio identico loro, siete proprio sorelle, separate dalla nascita. Sottofatto, famo pure l'altro pezzetto. Vai! Quindi ricominciamo, biadesivo 3 mm direttamente al confine. La bocca al contrario sembra un pipistrello. Massaggia, 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 spellicola. Gianna dice, ma le cose che sono dietro, gomma Eva? No, panno Lenci e poi ci sono questi qui in piedi e vinile, il termo vinile che abbiamo usato prima per fare la maglia. La diretta rimane registrata? Sì, sì. Vabbè, comunque, se ci avete l'ansia, anche perché mo non so che avevamo fatto, però noi volevamo spacchettare la Nikron. Se ci avete l'ansia che poi la ritrovate, beh, mettetevela, salvatela sul profilo, condividetela sul profilo vostro, che ne so come si fa, non lo so. Salvatela sì. Sul profilo. Sì, ve la potete pure condividere così vi resta anche sul profilo. No, perché mi ha detto che faceva così Maria, capito? Dice no, io faccio così così ma la ritrovo, di tanto intelligente. Sì. Rifilo. Tiziana, bellissima, brava Martina. Grazie Tizia. Marzia mi chiedeva del tubolare rosso. Ancora non abbiamo notizie in merito. Giusy? Scherzo. Ho capito che devo lavorare giù. Volevo lasciare così giù. Ciao Barbara, sono arrivata ora, stupenda. Grazie. E pensa a che sta a vedere sotto, pensa quando vedi la faccia. Io comunque una fogliolina in testa gliela metterei. Se diavolo mi mette. Picco, picco, picco e poi striscio. Angela dice, leggi il mio commento. Me lo sono perso, Angela. Se puoi, riscrivi.
Oh, arrivata Teresa e salutiamo anche Rita e Miriam. Ciao Rita, ciao Miriam, sto a fare la zucca al forno. Guardate quanto è bella zucca mia, vi piace? Teresa dice pacco arrivato, Grazie, Terete. grazie No, della testimonianza. a te. E Marzia dice anche due bei riccetti con quel filo di coperto meraviglioso. Così. Ole! Bellissimo. Un po' Jack Skeleton, sembra. Cavato qua che si vede un pezzettino di polistirolo, scusate! Vabbè. Ho capito, quando succede così, vi ho già spiegato che tirate fuori, capito? Voi cose, non ne fai, no? Andiamo. Ah, voleva. Angela vuole vedermi perché non mi ha mai visto. Fate vedere. Vieni qui. Magari sta in Sicilia. No, no, ci sono dirette dove ci sono anche io. Vieni qui. Poche, pochissime. Vieni qui. Vieni qui. Angela, quando scrivi? Ciao Barbara, ciao Raffaella. Ah, già te l'ho salutato prima. Di C'è un problemino proprio di. bocca, di gengiva. Risolto, risolto. Oh, Luisa, vi ho messo sulla mia pagina, così non mi Meglio. perdo. Zucca di Halloween. Apribile. Apribile, porta dolcetti fatta. Ok. Sì, è di Siracusa, Sta Angela. a Sicilia, dice che è qua. Angela, scusamela, Angela, scusala. Vai, fatti una carellata, va. Va, signor, va. Allora, zucca. Bellissima. Tra l'altro è gigantesca, non so se dal video rende. Scusate, io mo non è che so bella grossa. Guardate la zucca. Sì. Luisa, Luisa. Martina, che ferretto uso per Me infilare? l'ero Ah, scordato. sì. No, perché avevo fatto un patto con Mariella Palacola. Avevo detto che quando facevo la zucca, quando facevo le cose di Halloween, mi sarei dovuta mettere questo perché mi hanno regalato la fustella. Ha detto, noi la fustella te la regaliamo, però ti devi mettere questo. Quindi Mariella e Palacola, ta-da! Promessa mantenuta, vi voglio bene. Un bacio. Ma ho alzato l'occhio, ho visto il cappello, ho detto, mi sono scordata. Perché è stata una cosa a susseguirsi e quindi non era calcolata, No. capito? Ok, dai. Metti abbraccia pure la zucca. Ecco, mo sei pronta. Andiamo a fare A dolcetto strega proprio. scherzetto. Dolcetto scherzetto. Ragazzi, grazie, 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 grazie a tutte per essere state con noi e per averci seguito fino adesso. Un bacio grande da Martina e Giusy di www.mochimaggi.it, anche se non si sono fatte le 8, mo non so, ma se non so, se non è arrivato proprio l'orario di chiusura, spacchetta manicron adesso, perché so a 3 giorni che Giusy mi dice che devo spacchettare manicron, ok? Quindi adesso vediamo l'ora e prendiamo una decisione. Un bacio grande da Ciao. Martina e Giusy di www.mochimaggi.it. It. Ciao belle! Ciao.